Ciao a tutti, benvenuti su Senza Fissa Dimora. Volevo parlare di una cosa, di una notizia che è uscita sui giornali, anzi sul sito ufficiale di Santé Publique France, 7 novembre, riguardo il numero dei casi positivi. Santé Publique France dice che a partire dal 19 ottobre c'è stato un errore nel conteggio dei casi positivi dovuto a un bug. Allora, questa cosa qui è già la seconda volta che succede, l'altra volta era successa per quello che riguarda il numero di morti. Brevemente, nel mese di agosto, circa metà di agosto, quando i morti erano praticamente zero da settimane, o 0, 2, 3, numeri comunque bassissimi, a metà agosto ci furono due giorni in cui i morti erano come 150 un giorno e 190 un altro giorno. I giornali aprirono tutti con i grandi titoloni, notizie drammatiche del ritorno, bla bla bla, e tutte le cose che ne conseguono normalmente ormai purtroppo, quando si tratta di fare del terrorismo e della paura, di diffondere paura e panico, nonché dopo poche ore furono smentiti da Santé Publique France attraverso un bollettino che disse che era un aggiornamento dei morti che erano successi nel mese di giugno e luglio, che in due ospedali, praticamente in due case di riposo per anziani, praticamente queste due case di riposo per anziani non avevano aggiornato il numero dei morti per due mesi, quindi li hanno comunicati tutti in una volta e loro li misero su in un giorno solo, facendo alzare il grafico e le statistiche. Adesso succede la stessa cosa per i casi positivi, cioè c'è stato questo bug informatico che, parole della Santé Publique France, dice di avevano talmente tanti casi da registrare che non sono riusciti a registrarli tutti, come una barzelletta, e praticamente metteranno a giorno il prossimo lunedì 9, metteranno a giorno tutti i casi, cioè domani, metteranno a giorno tutti i casi di tutti questi 20 giorni che si sono praticamente persi, o più di 20 giorni, e si sono persi. Questo perché, secondo me, mia opinione personale, speculazione pura, è successo che da quando c'è il confinamento, cioè da una settimana, se non erro, quasi 10 giorni, non si è verificato assolutamente un calo dei casi. Cioè, quello che, essendo un confinamento adesso quasi come quello di marzo, adesso non è uguale perché alcune cose sono la scuola aperta, ma questo non giustifica il fatto che i casi aumentino, almeno sarebbero dovuti rimanere uguali, pressoché standard come numero, pressoché uguale come numero o in calo, anche perché effettivamente guardando fuori, uscendo, c'è moltissima gente meno in giro, soprattutto in fine settimana. Insomma, i media, per farla breve, non si giustificavano, non riuscivano a comprendere perché non ci fosse un calo. Il sistema era un po' andato in tilt perché le aspettative che loro si costruiscono già da tempo, come abbiamo visto, come hanno costruito artificialmente questa seconda ondata, questa stagionalità del virus, l'hanno convertita in una seconda onda più mortifera, si dice in francese, dicono in Francia, della prima, che è tutto da dimostrare, perché quello che sta succedendo non è assolutamente così, perché le cifre parlano, però il panico diffuso è questo, il tipo di panico diffuso è questo, ma appunto la loro narrazione è andata un po' in tilt perché tutti confinati, tutti in casa, ma i casi aumentano. Quindi a questo punto molta gente ci chiede: ma funziona il confinamento? Funzionano le mascherine? Funziona la distanziazione sociale? Se, visto che applichiamo queste cose da mesi, ma i casi aumentano esponenziali lo stesso, adesso il governo francese si prende la briga di modificare il passato in una narrazione orwelliana, modifica il passato, cioè andrà a aggiornare tutti i dati dal 19 ottobre adesso, e lui dice, parole testuali, che i casi sono stati molti di più di quelli registrati, perché loro non sono riusciti a registrarli tutti perché erano troppi. Quindi succederà che nei giorni pre-confinamento abbiamo avuto dei 100.000 casi al giorno o più, staremo a vedere che numeri tireranno fuori, e negli ultimi giorni dopo il confinamento c'è una discesa del grafico, cosa che adesso non esiste, perché adesso il grafico fa così sempre, inarrestabile, mentre dopo, quando guarderemo il grafico, nel passato farà così, e poi confinamento, e poi inizierà a scendere piano piano. Tutto questo per giustificare le loro politiche, seguendo quella che tutti sanno, che se avete letto Naomi Klein, Shock Economy, descrive molto bene,
che è lasciare un problema, che è un focolaio di problemi che generano caos, che generano panico, che si diffondano, fino a un punto in cui voi arrivate con la soluzione già pronta in tasca, voi inteso come governo, come leadership, arrivate con la soluzione in tasca e sarete acclamati come degli eroi. Gli stessi che hanno generato il problema sono quelli che vi pongono la soluzione e la pongono con una tempistica perfetta, lasciando un po' friggere nel proprio brodo, lasciando un po' cuocere la rana nell'acqua calda, fino al punto in cui arriva e come per miracolo la soluzione al problema è servita e tutto il mondo è contento, tutte le pecore sono contente che la leadership è riuscita a salvare ancora una volta l'umanità. Pace e bene.